da 40 anni almeno che il nostro ecosistema mediale sta mutando. Dico 40 anni perché ricordiamo tutti che la data di nascita di Internet è il 69. Siamo forse nella storia di Internet già in una terza fase, la storia dei community network negli anni 70-80, il web e adesso la fase del web 2.0. Siamo ormai assolutamente abituati all'idea della convergenza, che era un tema accademico fino a poco tempo fa, cioè l'idea che sul medesimo canale distributivo tutti i contenuti multimediali vengono distribuiti. E c'è una larghissima ricerca che comincia a parlare di nativi digitali. Il nativo digitale a cui ho tagliato la testa per ragioni di privacy è mio figlio, è un bimbo di 3 anni che utilizza i libri di carta della Disney nello stesso modo in cui utilizza l'iPad e diciamo la mescolanza nella sua dieta mediatica quotidiana di nuovo e vecchio è assolutamente naturale. In questo contesto le biblioteche occupano uno spazio particolare. A partire perlomeno dall'Ottocento, ma una storia più antica, le biblioteche pubbliche diventano il luogo operativo, ma anche il simbolo dell'accesso universale all'ecosistema dei media. Un ecosistema che nell'Ottocento era molto più semplice, molto più limitato di quanto accada oggi. Oggi queste le biblioteche, e parlo soprattutto delle biblioteche pubbliche, rivolte a un pubblico larghissimo, non specialistico, non al pubblico accademico, non al pubblico degli archivisti, non al pubblico degli storici, sono ancorate al sistema tradizionale dei media e rischiano quindi una rapidissima obsolescenza. Le salveremo da questa obsolescenza solo aiutandole a entrare pienamente in una nuova fase di cultura digitale. Gli Stati Uniti e l'Europa sono due ecosistemi digitali diversi, anche se noi possiamo distinguerli in termini di scala. In realtà quello che sta accadendo negli ultimi anni articola uno scenario di divisione radicale. Da un lato, grandi aziende che sono pronte a competere su scala globale per una nuova modalità di distribuzione dei contenuti, Amazon, Google, Apple. Dall'altra, in Europa, nessuna impresa che oggi sia in grado di competere e neanche ci provi su una scala davvero globale, un continente di utilizzatori. E la situazione delle biblioteche riflette esattamente questa realtà. Quella mappa che vi faccio vedere, che ovviamente non possiamo leggere in dettaglio, è la mappa di quanto oggi siano distribuiti gli ebook nelle biblioteche americane. E il totale di quella mappa ci dice che il 67% delle biblioteche pubbliche americane ha una collezione di ebook da offrire ai propri utenti. Quell'altro diagrammino, diciamo, difficilmente leggibile alla distanza a cui siete, ci parla dell'impatto delle biblioteche pubbliche americane, ed un'altra cosa che ci distingue da loro. Negli Stati Uniti nel 2009 69 cittadini su 100 sono entrati in una public library, in Italia erano 11,7, un quinto. Negli Stati Uniti la partecipazione alle biblioteche pubbliche è maggiore della base elettorale di fatto. In che modo può avvenire il cambiamento, diciamo, delle biblioteche? Che cosa è accaduto nelle biblioteche americane e che cosa bisogna far accadere nelle biblioteche italiane ed europee? Quello che vedete è il bancone del prestito, sembra quasi il banco del check-in di un aeroporto, di una grande e eccezionale biblioteca pubblica, quella della città in cui siamo, una biblioteca che presta circa 1 milione di oggetti l'anno, ma sono oggetti fisici. Quello che dobbiamo fare, il processo che dobbiamo innescare, è quello di trasferire queste transazioni in rete e passare ad un modello di digital lending, come si dice. Sulla base di questa analisi che vi ho riassunto brevissimamente, nasce nel 2009 Media Library Online, che è allo stesso tempo un progetto imprenditoriale, il progetto della mia impresa, e un grande progetto cooperativo
che coinvolge direttamente le biblioteche pubbliche. Siamo partiti con qualche centinaia di adesioni, a distanza di 2 anni siamo a 2000 biblioteche in 10 regioni, ma moltissime altre realtà stanno aderendo. Che cos'è e che cosa offre questo servizio? Si riassume molto semplicemente. Anzitutto accesso remoto ai contenuti per l'utente, cioè la possibilità di accedere ai contenuti della biblioteca attraverso un portale web 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, 365 giorni l'anno. È una piattaforma condivisa che consente alle biblioteche di cooperare tra loro, ottimizzando in un modo incredibile i costi. Questo è un punto sul quale non posso entrare in dettaglio, ma la sostanza della faccenda è che una biblioteca di Aosta e una biblioteca siciliana possono acquistare assieme dei contenuti e nella pratica quotidiana operativa di gestione dei fondi bibliotecari questo comporta e ha dei potenziali di risparmio straordinari. Pensate, giusto per darvi un'idea, che il costo nelle aree più efficienti del paese di una transazione di prestito bibliotecario, escluso il costo del contenuto stesso, è tra 3 e 6 euro. Cioè ogni volta che una biblioteca efficiente in Italia dà a prestito qualcosa, spende in costi complessivi di gestione del processo tra 3 e 6 euro. Se date alla mia impresa questi quattrini, noi possiamo regalare questo contenuto agli utenti. La terza cosa è una grande collezione di contenuti digitali. Vi do una mappa di massima di quello che oggi c'è qui dentro, 40.000 ebook, 1.500 quotidiani da 80 paesi in 40 lingue, tanti video, ma questa è una parte in cui dobbiamo ancora migliorare tantissimo, gli audiolibri, 3 milioni e mezzo di tracce musicali, significa alcune centinaia di migliaia di album musicali. Ecco, questi sono tutti contenuti che l'utente prende a prestito esclusivamente facendo login su una piattaforma e accedendo ai contenuti che la sua biblioteca ha acquisito per suo conto, secondo il modello tradizionale della distribuzione dei contenuti nelle biblioteche pubbliche, con modelli differenziati, un ebook, ad esempio, l'ultimo romanzo di Umberto Eco viene preso a prestito e rimane viene salvato dall'utente e gli rimane a disposizione per 14 giorni, al termine del periodo il libro diventa di disponibilità per un altro utente, ma per altri contenuti i modelli distributivi sono completamente differenti. Eppure tutto questo non è sufficiente, questo è un progetto importante a quale credo moltissimo, è un progetto imprenditoriale che avrà ancora una larga diffusione, ma questo non è sufficiente, questa immagine, il fregio che vedete è sulla Public Library, compare sul portone della Public Library di Boston, free to all, libero o aperto per tutti. C'è un punto sul quale siamo ancora a tempo, come paese, come sistema paese, a competere con i paesi più avanzati, con gli Stati Uniti, con la Corea del Sud, con altre realtà più avanzate della nostra, del disegno di una grande biblioteca nazionale digitale italiana. Perché qui la domanda è possibile conservare l'ideale ottocentesco di un grande contenitore del totale della cultura accessibile per tutti, oppure questa idea è inevitabilmente tramontata, obsoleta per ragioni tecnologiche, sociali, legali, eccetera. Si tratta di rispondere ed impegnarsi su questa domanda. Che cos'è tutto il contenuto? Ecco, questa è una cosa che in realtà si disegna abbastanza semplicemente. Tutto il contenuto vuol dire tutti i libri, tutto il materiale filmato, tutta la musica. Potete immaginarlo come grosso modo un'area che ha le seguenti articolazioni. Da un lato c'è il materiale che è protetto da copyright. Pensate ai libri. Ci sono i libri in commercio, i libri fuori commercio, e tra i libri fuori commercio ce n'è anche un sottoinsieme piccolissimo, molto complesso da gestire, che è costituito dalle cosiddette opere orfane, cioè quelle di cui sappiamo che esisterebbe il detentore dei diritti, ma non riusciamo a trovarlo, non sappiamo dov'è, non possiamo identificarlo. Dall'altro lato c'è l'insieme di ciò che è
o protetto da copyright eppure licenziato gratuitamente con delle licenze particolari. Molti di voi avranno sentito parlare delle licenze Creative Commons di modelli simili, oppure di opere nel pubblico dominio, cioè opere per i quali i diritti d'autore siano scaduti. Questo modello, che qui ovviamente è ipersemplificato, è un modello che si ripartisce uniformemente attraverso tutte le tipologie multimediali. Se volete costruire una grande biblioteca nazionale, bisogna che ci mettiate tutte queste cose. Eppure, riuscire in un'impresa del genere è estremamente complicato. Negli Stati Uniti Google ha iniziato una super campagna di digitalizzazione che ha prodotto ad oggi la digitalizzazione di circa 15 milioni di volumi e che ha incontrato degli ostacoli legali apparentemente insormontabili negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo. Stanno nascendo iniziative nuove, queste due figure di cui ho messo la foto in questa, una delle ultime mie diapositive, sono di Robert Danton, che è un grande storico e anche il direttore della biblioteca universitaria di Harvard, che sta promuovendo l'ideale di una Digital Public Library of America, di una biblioteca digitale pubblica americana. E quello che io trovo straordinario, e noi dovremmo cercare di riprodurre nel nostro paese, è il fatto che questa è una biblioteca pubblica non nel senso di una biblioteca dello Stato e della pubblica amministrazione. La parola pubblico negli Stati Uniti assomiglia molto di più a quello che è stato definito da Elinor Ostrom, che ha vinto recentemente un Nobel per l'economia, per la sua teoria dei commons, dei beni comuni, e c'è qualcosa, un sistema di regolazione, spesso di autoregolazione, che è trasversale rispetto alla distinzione tra privato e pubblico. La costruzione di una biblioteca digitale nazionale oggi implica relazioni e dinamiche di rapporto tra il pubblico e il privato completamente nuove, assolutamente inedite, senza le quali questo compito sarà assolutamente impossibile da realizzare. Sono necessarie nuove norme, nuove licenze, nuovi modelli contrattuali, un sistema di regole dinamico che sia in grado di assorbire tutte le novità che proverranno dall'evoluzione dell'editoria digitale e, in sintesi, una vera e propria nuova economia della biblioteca. Oggi i processi di digitalizzazione del materiale librario in Italia sono davvero al lumicino. Lo Stato italiano non investe un euro. L'unico grande progetto è un progetto realizzato dal Ministero dei Beni Culturali in accordo con Google, che digitalizzerà nei prossimi anni, pare, 1 milione di volumi della nostra Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Bene, quello che noi cercheremo di fare, non da soli come impresa, ma cercando un larghissimo spettro di collaborazioni, e reagire a questo stato di fatto e provare per una volta a reagire senza chiedere l'aiuto dello Stato, cioè provare a mettere assieme una pluralità di soggetti che ovviamente dovranno includere anche soggetti pubblici ma non solo, per riuscire a costruire un grande contenitore che assomigli perlomeno e sia in grado di competere nel servizio offerto agli utenti a quanto si sta realizzando negli Stati Uniti e in altri paesi. Il nostro progetto è partito senza fondi nel 2009 con pochissime adesioni che stanno aumentando rapidamente. Io ho l'impressione che questo sia uno dei modi attraverso cui un'idea così larga, così ambiziosa può essere realizzata, cioè convincere con molta pazienza un'enorme quantità di soggetti del fatto che questo può essere realizzato, che c'è un valore aggiunto fortissimo nella cooperazione. Semplicemente qui il destino in gioco, la posta in gioco, è la possibilità di riprodurre un modello di trasferimento della nostra cultura e anche la possibilità di rimanere, dal punto di vista delle strutture di accesso alle conoscenze, ad un ritardo ragionevole dai paesi più avanzati. La mia impressione è che
non solo chi ci governa, ma in generale chi ha responsabilità nell'ambito dei contenuti non abbia una percezione chiara della gravità di questo ritardo, e a questo bisogna reagire non tanto con manifesti, non con iniziative politiche, ma con azioni pragmatiche molto precise. Grazie.